Ciao ragazzi, come va? Mi sono preso negli ultimi 6 mesi una piccola pausa da YouTube perché non sapevo esattamente che cosa raccontare. E mi sono anche reso conto che in tutti i video che ho fatto ho sempre raccontato che cosa stavo facendo in quel momento, ma non vi ho mai raccontato da dove sono partito. Quindi ripercorriamo innanzitutto da dove sono partito, che cosa ho fatto e dove sono arrivato, ma soprattutto vi dirò che cosa sto per fare. Come più o meno chiunque a Livigno, ho iniziato a sciare a circa 2 anni, 2 anni e mezzo. Ho sempre fatto sci alpino fino all'età di circa 11 anni e me la cavavo anche abbastanza bene. Una sera a cena ero con mio zio e mio papà e mio zio ha tirato fuori un video di un ragazzo che faceva i salti con gli sci. Io fino a quel momento i freeskier li vedevo come quelli da evitare, come la gente brutta dello sci. Li ho sempre, non dico odiati, ma quasi. E una sera mio zio mi ha fatto vedere questo video di un ragazzo che faceva un salto con gli sci e mi ricordo che mi disse: se inizi anche tu a fare freestyle organizzeremo un evento grandissimo a Livigno e potrai partecipare anche tu. Non so esattamente che cosa sia successo quella sera, ma è come se fosse scattata una scintilla. Io ho guardato mio papà e gli ho detto: papi, io ho smesso di fare sci alpino questa mattina e da domani farò freeski. Fin da quando ho memoria di io che scio, ho memoria dello snowpark del Mottolino. Qui hanno sempre organizzato eventi e ci hanno sempre creduto, fin da quando ancora lo sport neanche esisteva quasi. Qui abbiamo ospitato gli European Open, il River Jump, degli eventi veramente importanti in ambito snowboard, ma che poi si sono trasformati anche in eventi di sci. Il ski non è stato l'unico sport, diciamo, estremo che ho provato, perché nel 2005 Livigno ha ospitato i mondiali di downhill. E da lì è iniziato anche una parte estiva in cui io ho provato a buttarmi anche un po' nel downhill, quindi ho fatto qualche gara. Sono sempre stato attratto fin da piccolo da quello che era fuori dal comune e quello che era, diciamo, un po' anticonformista. Con le contro lo standard di uno sport, a me piaceva fare il contrario. Quindi il downhill è stato quello per me, come lo è stato il freeski, che poi si è trasformato in un lavoro, mentre il downhill è rimasto più un hobby. Il primo giorno di freeski mi sono rotto la spalla. E per quanto sembrerà assurdo, nel momento in cui ho rotto la spalla il pensiero non è stato: aia che male, cavolo mi sono fatto male, ma è stato: no, mi sono fatto male, adesso mi tocca aspettare prima di sciare ancora. E io credo che sia stato quel momento in cui ho capito davvero di aver trovato la mia direzione, il mio sport. Quando ho riniziato a saltare dopo essere ritornato dalla fisioterapia, dall'ospedale eccetera, ho capito anche più il senso del freeski, quindi non solo il fare i salti ma anche il poter esprimere quella parte di me e quella personalità che difficilmente potevo esprimere in altri sport. Quindi il modo di vestirmi, il modo di saltare, tutto questo era tutta una parte che mi piaceva un sacco. Io vedevo questo sport, lo vedevo inizialmente come uno sport di pazzi che non sapevano che cosa stessero facendo. Quando l'ho provato mi sono reso conto che c'è un mondo dietro tutto questo. Ogni salto ha un suo senso, ogni trick ha un suo ragionamento, ogni grab ha un suo stile e ogni persona applica tutte queste cose in maniera diversa. Nel 2012 mi sono unito al Freestyle Club di Livigno, perché chiaramente, come ogni sport, non lo si può praticare a caso, ma serve una formazione, serve qualcuno che ti aiuti. I miei maestri sono stati degli ex gobbisti in nazionale, quindi hanno fatto le Olimpiadi di Torino 2006, e quello secondo me è stato un momento in cui ha cambiato molto anche il mio approccio allo sport, perché non l'ho più visto come un hobby, ma l'ho visto come quasi un lavoro, in cui serviva determinazione, lavoro, impegno. Ed è questo che ci tengo a comunicare a tutti quelli che vedono lo sport dall'esterno. Quindi non siamo dei pazzi che saltiamo senza pensare, ma c'è dietro un sacco di lavoro, un sacco di ragionamento, un sacco di preparazione, tantissima determinazione. Cos'è per te lo sport? In parole semplici? In parole semplici. Vita. Lo sport è quel qualcosa che ti darà degli insegnamenti che si potranno sempre applicare in tutti gli ambiti della vita. Per esempio la dedizione, la costanza, il lavoro, il non mollare mai,
E questa è una cosa che io applico in tutti gli altri ambiti della mia vita. Quindi se devo fare le scale e sono stanco, io arrivo in cima alle scale primo. Poi magari in cima muoio, però in cima alle scale ci arrivo primo. Io a questo sport devo veramente tanto, perché nel corso degli anni mi ha dato la possibilità di fare delle cose che neanche mi sarei potuto immaginare. Ho viaggiato tutto il mondo, ho conosciuto un sacco di persone e ho vissuto una vita che è, un sogno. Nel 2018 ho iniziato a maturare un'idea per cambiare come questo sport è visto dal mio pubblico. Io nel 2018 ho vinto la Coppa Europa di slopestyle, che è stato, credo, a mio parere, il risultato più bello della mia carriera, ma soprattutto è stato il risultato anche più cercato, perché all'inizio di quella stagione l'idea era o vinco o smetto. Non ero soddisfatto di come ero andato fino a quel momento, quindi mi sono dovuto dare dei punti secchi e dire ok, questo è make it or break it. Quindi io veramente quell'anno ho dato tutto quello che avevo pur di vincere nella Coppa Europa di slopestyle. Fortunatamente, e anche grazie all'impegno che ci ho messo e grazie al supporto che ho ricevuto, ce l'ho fatta. Ma mi sono anche reso conto purtroppo che questo sport in Italia non è conosciuto. Quest'idea balenava nella mia mente un pochino, ma non è che io ci abbia mai pensato più di tanto, perché in quel momento il mio obiettivo era solo spaccare sugli sci e fare trick. Non mi interessava far conoscere lo sport, non mi interessava farmi conoscere più di tanto. Questo ultimo periodo mi ha portato a ragionare a tanti aspetti della vita di un atleta e a tanti aspetti di questo sport in particolare. Rimanere a casa ad aspettare che tutto passi, il dover aspettare che tutto torni alla normalità per tornare a fare quello che amiamo, mi ha fatto ragionare molto su quello che ho fatto, su quello che sto facendo, su quello che lo sport mi ha dato, ma soprattutto su quello che io posso dare al mio sport. Quindi la domanda adesso è: che cosa fai Ian da qui in avanti? Da qui in avanti vi porterò con me nel mio mondo fatto di adrenalina e mille altre attività. Non vedo l'ora di mostrarvi tutti gli aspetti del freeski e farvi diventare parte integrante di questo sport affinché entro le Olimpiadi Milano Cortina 2026, dove a Livigno ospiteremo le discipline del freestyle, tutto il mondo conosca il freeski, perché gliel'ho raccontato io.
questo pezzo di storia non è ancora stato scritto. Ci potrebbero volere 6, forse 10 anni per scriverlo tutto, però non è una cosa che farò da solo, perché questo lo farò con voi. Sono caduto in cima!